Cari amici, care amiche, in genere non mi perdo nell'indignarmi e nel commentare tutti gli eventi di stampo mediatico che accadono in questa nostra Italia. Non amo le querelle e se dovessi stare dietro a tutto quello che accade, non finirei più di scrivere post su post, accanendomi contro chiunque. Nondimeno, non amo soffermarmi su alcune cose per non assecondare il fenomeno di clickbaiting, del quale ormai questa società è vittima ed allo stesso tempo causa inconsapevole. Ma questa volta voglio parlare di un caso in particolare che è quello di Junior Calli, perché questo fatto solleva un problema che sta, secondo me, alla base di tutto e di cui molti non si sono ancora accorti. Premesso che ho guardato il video di Arcade Boys, in cui si spiega chiaramente che la canzone di Junior Calli in realtà non parla di femminicidio, ma è tutta una metafora, riporto ciò che loro dicono, per parlare dell'influenza negativa che alcuni rapper hanno nei confronti dei giovani. Ok, anche se io potrei controbattere che questo concetto è espresso veramente male e in maniera poco chiara, quasi fosse una forma di meta-rap o meglio di meta-violenza linguistica. Ma ok, il mio intento non è però quello di dissertare su ciò che Junior Calli voglia realmente esprimere, bensì, come già detto, del problema che sta alla base, che è il linguaggio comune attuale, nonché di un concetto importante che vi è legato, che è quello di forma e contenuto. 60 anni fa un testo simile non sarebbe mai neanche stato scritto. Un tempo la dignità e l'orgoglio di un uomo risiedevano anche nel suo linguaggio e nella forma dei suoi gesti e delle sue azioni. La forma e le cosiddette formalità hanno perso il loro valore nel tempo a causa della presunta rivoluzione culturale di coloro che hanno cominciato a dubitarne il valore. È chiaro che una forma o una formalità vuota senza contenuto non hanno valore. Ma è anche palese che nella società la forma esprime un'intenzione. Che cosa sono il linguaggio e la parola se non una forma che esprimono un contenuto? E così, grazie a questa rivoluzione della libertà di linguaggio, che è avvenuta gradualmente nella società, si è dato sempre meno peso alle parole e il linguaggio si è abbrutito. Oggigiorno è praticamente normale per molti usare intercalare di bestemmie ed esclamazioni contenenti brutte parole che una volta erano solamente appannaggio di persone non istruite, non educate. Oggi l'istruzione è quasi un obbligo per ognuno, una persona in media arriva al diploma, ma quanta parte di questa conoscenza è meramente didattica e finalizzata all'occupazione e quanta parte realmente correlata all'educazione civile? Un tempo la parola aveva un valore, l'onore di un uomo si poteva misurare con la sua parola, tanto che i contadini al mercato, ancora negli anni 50, stringevano contratti ed accordi con una semplice stretta di mano, racconti tramandatimi dai miei nonni. Se qualcuno tentava di fregare il prossimo, questo veniva discreditato dalla comunità, cosa molto penalizzante perché non c'era la leggerezza che c'è oggi. Ma questa è solamente una deviazione dal tema, torno in tema. Parolacce e simili non erano di uso comune, proprio perché si era molto più attenti a forma e contenuto. Poi pian piano si è cominciato a pensare che la forma non fosse così fondamentale. E così il linguaggio si è involgarito e impoverito, e non solo il linguaggio, ma anche i gesti cosiddetti formali, che distinguono una buona educazione, forma. Si sentono in giro talvolta anche urlate per strada senza alcuna dignità oppure nei media. Così tante esclamazioni volgari ed intercalare di bestemmie che ormai non ci si fa quasi più caso, anzi, lo si usa come rafforzativo per ciò che si vuole esprimere, altrimenti si teme che il concetto perda la sua incisività. È diventata una cosa così normale che ormai la gente nemmeno se ne accorge più di quanto è brutta. Poi è chiaro che una volta fatto 30 si fa 31, il passo è breve, e si mette la volgarità anche nelle sedicenti forme d'arte come la canzone. A questo punto il messaggio che passa è a discrezione di chi lo riceve. Come per tutte le forme di comunicazione. È la capacità di discernimento di chi riceve il messaggio a fare la differenza finale. Ci può essere chi ne comprende la leggerezza dell'essere, prendendo la cosa con la giusta ironia,
Ma purtroppo dal lato opposto invece ci sono gli emuli, quelli che non hanno una personalità e si lasciano soggiogare da miti televisivi e modelli di comportamento errati perché non in grado di leggere il messaggio di fondo. Si sa, non tutti hanno discernimento, talvolta nemmeno gli adulti. Una volta almeno c'era una scrematura di pubblico in base all'età dettata dalla censura. Ora non c'è più nemmeno quello. Tutto va in pasto a tutti indifferentemente dall'età. Ciò che voglio dire è che è facile puntare il dito continuamente contro gli altri, ma Junior Calli è solamente la punta dell'iceberg. Cominciamo a domandarci qual è la responsabilità di ognuno di noi in tutto questo. Vedo in tante bacheche Facebook post che riportano la famosa frase di Gandhi: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Questa è una frase che ci invita a responsabilizzarci. Certo, magari la questione del linguaggio può essere l'ultimo dei problemi in un mondo dove l'Australia brucia, dove c'è la guerra, dove c'è l'inquinamento, eccetera. Ma anche le parole possono inquinare. Le parole esprimono concetti e quindi sono fonte di emozioni. Emozioni per l'appunto inquinate. Qui si parla di autocontrollo. Un autocontrollo che deve avvenire per gradi, un autocontrollo che ci potrebbe rendere persone diverse, migliori. È quindi così difficile controllare il proprio linguaggio? La responsabilità sta in ognuno di noi. Se le nuove generazioni hanno un linguaggio scurrile, forse non è colpa loro, ma è colpa delle generazioni precedenti, il cui compito è quello di educare. È colpa di chi accetta un linguaggio povero e scadente, che si sta diffondendo anche nei media, purtroppo, che trasmettono programmi e serie TV carichi di violenza. Ricordiamoci sempre che forma e contenuto sono imprescindibili e che responsabilizzarsi per ogni cosa che accade non ci toglie potere, bensì ce lo dà, perché la responsabilità è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose in prima persona. Dare la colpa agli altri ci rende solamente vittime impotenti ed è un infantilismo inutile che non risolve nulla. L'indignazione verso il prossimo non fa altro che aggiungere frustrazione sopra la frustrazione. Cominciare ad agire per cambiare la propria piccola realtà è il primo passo per la libertà e per l'affermazione della propria volontà. Siamo quindi liberi di scegliere un mondo ed un futuro in cui ci saranno tanti Junior Calli oppure no. Basta poco, basta cominciare da se stessi. Un'altra cosa sulla quale mi sono interrogata in merito a questa questione di Sanremo è quella del clickbaiting. Tant'è vero che mi sono domandata se fosse eticamente giusto che anch'io intervenissi sull'argomento oppure no. Avevo intuito che ci fosse una certa forma di coercizione, ma il fatto che questa pratica gli sia stato dato un nome è veramente spaventoso. Questo ci rende ancora più vittime inconsapevoli e ingranaggi di un sistema. In questo caso il sistema è quello dello spettacolo, ma è chiaro che questo viene applicato su tutto una volta trovato l'inganno. Una volta, se un personaggio non era adeguato all'etica civile, questo veniva allontanato dalla società in quanto persona dannosa per il prossimo e per la società stessa. Era un metodo di autoprotezione, un metodo per difendere se stessi e gli altri da ciò che poteva essere negativo, un metodo per proteggere amorevolmente il prossimo. Esisteva una damnatio memoriae, una sorta di esilio sociale. Questo non avviene più oggi. Sì, era un metodo coercitivo abbastanza duro e penalizzante per chi ne era oggetto, ma penalizzante per uno e salvifico per molti. E va bene, forse era un metodo troppo duro, ma oggi avviene esattamente la cosa opposta, e proprio grazie al clickbaiting, perché ogni cosa che fa querelle fa spettacolo. E allora, ecco che personaggi che nello spettacolo, in politica o in campo sociale di qualsiasi livello hanno fatto cose negative nei confronti della società civile vengono ripescati, trasformati in simboli di status. E ciò che prima era negativo viene riciclato sotto una nuova veste.
tanto che il giudizio pubblico poi viene trasceso e trasformato. Il sistema fagocita e ricicla tutto a suo favore, guadagno in denaro soprattutto. E questo non viene attuato solamente con fatti negativi, ma anche con principi di intento positivo. Un principio che all'inizio era buono viene rivoltato come un calzino e portato a favore del sistema, allo scopo che esso vuol raggiungere. Si chiama dialettica. I media sono degli esperti in quest'arte. Tutto ciò per dire che se qualcosa non ci sta bene, sempre ricollegandosi al discorso che ho fatto prima sulla responsabilità individuale, basta non parlarne. È per questo che io stessa mi sono fatta degli scrupoli sul sollevare questo argomento di Sanremo, ma in realtà, se ci fate caso, questo è solamente uno spunto per un discorso molto più profondo. Capisco che è una tentazione molto seducente quella di esprimere la propria opinione e indignazione nei social. Con ciò non voglio tappare la bocca a nessuno, ognuno ha diritto di dire la sua, è chiaro. Ma domandiamoci, questo porta alla soppressione del problema oppure alla sua esaltazione? Scrivere la propria opinione su Facebook è un atto di libertà o fa di noi ancora una volta un ingranaggio schiavo del sistema?